ugandese a quello tedesco. Vediamo se va, se no proviamo Stoccolma e dai, andiamo a Pensavo Stoccolma. proviamo sto cazzo. No, cioè, connettiamo al server di sto cazzo. No, Mettiamo com'è? al server. Dovremmo essere, dai. Boh, Dai, dai, dai. teoria Risposte sì. positive. Allora, io intanto vedo, c'è Sì, cioè, parte. Serp che Eccolo. chiacchiera, è arrivato anche Cage, Rick 90, Yu che ovviamente non poteva mancare per Hearthstone perché è diventata la sua nuova passione, ci è rimasto sotto, perciò io dico ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su everyeye.it, su B-Side, io sono Todd e con me c'è il pelatissimo Morlu che oggi è vestito, non si sa perché, da giocatore di hockey, È vero. e mentre io invece sono vestito da Niko Bellic, del GTA 4, vedete, c'ho proprio il canottino, sì, come si chiama, sto il giacchettino da serbo-croato, che adesso io apro per sfoggiare la mia fantastica maglietta. Va bene, dai, ci siamo. Allora, Hearthstone, dopo tanto tempo, fra virgolette, e Lega degli Esploratori, che io ovviamente ho già finito le prime due ali, che sono disponibili, la seconda è disponibile da questo giovedì, e quindi facciamo una live, diciamo, intermedia, vi faccio vedere queste due ali. E a sto punto, visto che io l'ho già finita, sono molto semplici, vi dico sta cosa, sono molto semplici. Quindi io non lo so, se sei d'accordo proverei a esperto. Io non ci ho Vai, mai sì. provato a esperto, non so cosa dicono in chat, secondo me lo vogliono a esperto, sicuro proprio adesso che gli Ma proponiamo sta cazzata, sicuro. Però, insomma, prima di andare a chiacchierare della meccanica del discovery, insomma, delle carte nuove, quello che è, io ho 8 pacchetti da aprire. Sbustiamo? vai, sbusta. Sbusto allora, Sbusta. dai. Li ho Scendi, messi da sbusta, parte. veloce. Tu guarda i morlu. I Morlu. No, ma comunque anche Simon mi scrive e mi continua a chiamare Morlu, ma ci fa apposta oramai. Comunque, allora andiamo con sti maledetti pacchetti. E punch. Vai, Guardate quanto è bello il mio punch, nuovo dorso di carte, ragazzi. Questa è tutta una scusa per farvi vedere il dorso di carte. Quello di Quanto è Legacy of the bello. Void. E beh, Legacy of the Void edizione alla Collector. Guardate quanto è bello che si vedono le stelle dietro, è bellissimo. Primo pacchetto è andato a merda, trappola esplosiva, cono di freddo, fuoco fatuo, mercenario goblin, fa schifo al cazzo. Giovane Vestale, vai, secondo pacchetto. Punch. Fighissimo sto dorso, Todd, io non l'avevo visto ancora. Adesso mi è Capito? arrivato sullo stream. Due rare. Porca miseria, che dorso figo. Capito quanto è bello? 80 euro di dorso. Alchimista folle, merda, terzo pacchetto. Ah, punch. Oh, dai, almeno una epica. Cazzo. Che palle. Dai, via, ce ne abbiamo ancora altri 5. Punch. Niente. Ma oh, manco a pagarle, eh. Che poi oramai ce l'ho tutte queste insomma, del set base, quindi addio. Non troverò mai niente. Devo, no, forse qualcosina c'è, tipo Baron Geddon. Io vorrei tantissimo Baron Geddon. Punch. Oh, epica! Ma l'altra sera non Rara? avevi trovato una leggendaria tu, peraltro, Sì, eh? però era doppione. Ho trovato Edwin Van Cleef. Però, che fra l'altro è la prima, insomma, leggendaria che abbia mai trovato, però vabbè. Epica. Spada della giustizia. Mi sa che ce l'ho, però cazzo, questa è dorata. Cioè, epica dorata, fighissimo, sono un botto di soldi. Va bene, dai, quindi a bocca asciutta non ci siamo rimasti. E punch. Beh, dai, è andata bene, 8 pacchetti. Sì, è andata benaccio. Qualcosina. Mastro birraio. Gallina arrabbiata, che culo. E punch. Epica. E va, epica rara, dai. Già vedo che cominciano a spammare in chat. Noi siamo stati previdenti stavolta. Gigante di magma, basta. Chi sarà mai? Rara E dorata. punch. Vabbè. Niente.
No, vabbè. La merda, però La almeno due merda. ne abbiamo trovate. Io adesso qui a sto punto vado ad astare. Vado ad Dasta astare tu. Io queste nel qua. frattempo saluto Dasto, un po' la saluta un po' la chat. chat, fammi Siamo sapere quanti già siamo. abbastanza, direi. Siamo 140 persone. Saluto Ublades, Mr. Andrex, Dragon Judgment, Triconico, Cage, Rick 90, Andy Monza, Lizarmax, Ma Burla aspetta, oh, ma Marco. è Andy Monza quello vero? Andy Oh, Monza, quello è quello vero. vero o è Infidabile alle Double Changer? imitazioni. Sempre. Allora, io l'avevo lasciato sulle sfide di classe, ma ho finito anche quelle. Perciò andiamo su, prima di tu. Ah no, facciamo eroica. Che cazzo dico? Indietro e andiamo a eroica. Mamma mia, secondo me sarà una tragedia. Sono belle toste eroica, comunque queste sfide. Sì. Allora, dai, facciamo la prima. Breno è vicino alla verga, ma ha avuto E la cattiva dice idea di Andrea scavalcare la che barriera. dice quello vero. Le foto me le posta Anna. Non so se hai seguito la cosa di Gianni Morandi negli No, spot. non l'ho seguita sta cosa, me la so persa, Morlu. Perché è spuntato fuori il caso che Gianni Morandi, no, che scrive sempre su Facebook, ciao, un abbraccio, in realtà non fosse davvero lui, perché avevano pubblicato per sbaglio una schedule giornaliera, alle 13 pubblica questa, alle 15 pubblica questo, ci È fosse tipo sempre un quella. agente, e invece poi dopo Gianni Morandi ha spiegato che in realtà era destinata alla moglie, perché lui non è capace a usare Facebook, quindi è Anna che gli posta le foto. Ecco perché Andrea ha detto le foto me le posta Anna. Allora, io questo qui non so se lo tolgo. Vabbè, non mi ricordo neanche com'è questo qua. Vabbè, che potere c'ha? Ah, questo è quello che dà le carte. Ok. Io sai, sono uno stronzo, quindi ancora non l'ho fatta neanche in normal le sfide. Sei uno Ce l'ho, stronzo. ma Sei uno stronzo, ma lo sono sappiamo scesso. tutti, eh. Io questa gliela scanno subito. Allora, in cosa consiste la sfida? Qual è il potere che, con cosa abbiamo a che Adesso fare? lo spiego per bene. Quasi quasi. Più 2 con servitore con provocazione. Allora, il suo potere eroe è: pesca una carta. Ottieni un cristallo di mana e fornisci un desiderio all'avversario. I desideri sono quelle carte da 0 mana che ho utilizzato adesso, che praticamente usano proprio la meccanica del Discovery, che è la novità di questa espansione. Praticamente, a seconda della tipologia di carta, può essere, cioè, la meccanica può essere tranquillamente sia su carte da 1 mana che su carte da 2, 3 mana, insomma, eccetera, eccetera. E come funziona? In pratica ti dà una scelta di 3 carte, sempre insomma dello stesso range di mana. E niente, tu devi scegliere quale carta mettere nel tuo mazzo. Sono chiaramente sono mi sembra siano carte di classe. Oddio, non lo so, forse non tutte, forse qui mi sbaglio, adesso non mi ricordo. Però ecco, tu puoi scegliere fra queste tre carte. In pratica, come funziona? Sarebbe una via di mezzo fra una meccanica tutta RNG e un'altra invece un pochino più strategica, che è anche quello che dicevano loro alla nostra intervista. Il senso qual è? Io onestamente, allora, ancora devo un po' capire bene come questo si rifletterà sul meta, però ecco, mi piace fino a un certo punto. A me troppo RNG non lo apprezzo moltissimo e ce ne sta parecchio ultimamente su Hearthstone, quindi vediamo. Comunque io adesso la ritiro fuori un'altra volta, qui in italiano si chiama rinvieni, che fa un po' cagare. Allora, ma Nat Pagle, allora. Costa per ogni servitore sul campo, non ce la farò mai, perciò quasi quasi mi melma delle paludi, però lui non ha armi. Vabbè, ecco. Comunque questa qui che vi ho fatto vedere adesso era proprio tanto bene sta meccanica. E che faccio? Glielo scanno questo? No. Io quasi quasi vado avanti e basta. Non so se gliel'ammazzo così, ma no, vabbè, dai, passiamo. Come ti sono sembrate le sfide in normale fino adesso? Allora, Interessanti? sono fighissime secondo me come sono costruite, però sono una cazzata. Mazza, proprio a normale sono Sì. Easy. semplicissime, A ma super easy proprio. prova Questo di Morlu. l'ho già visto, mi fa un casino. Comunque sono simpaticissimi i personaggi dell'espansione, eh. Vabbè, oh, un attimo, no? Se può fa? Vabbè, io qui devo mettere per forza questo. Vabbè, tanto vediamo un po' che roba ci viene.
Gigante di magma è molto comodo per dopo. Però ho l'impressione che questo riempirà talmente tanto il board che non riuscirò a ficcarci niente in mezzo. Boh, quasi quasi la prendo uguale, però. Vabbè. Meglio 3 danni adesso che 6 Fino a dopo. domani. Ma questo c'ha tutte carte potentissime, ovviamente. Mazza, oh. Cioè, ha già pienato il board. Che poi nelle sfide eroiche, lo diciamo, per chi ci segue che magari non gioca molto ad Hearthstone o magari non ci gioca proprio, è importante andare anche un po' per tentativi, nel senso che vedi che cosa ti fa l'avversario e poi costruisci un deck appositamente per counterare certe strategie, no? Eh Non sì, so se qui tu avevi già avuto occasione di sfidarlo questo in allora, eroica. in eroica no, 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 ma io in genere non gioco molto le avventure in eroica, però insomma sì, sapevo c'era una gran bella differenza, qui veramente c'ha dal quinto turno mi ha riempito il board, cioè sono praticamente già morto e niente, io tento proprio l'ultima raffica, l'ultima offensiva, proviamo così, poi mi ha detto pure un po' sfiga, vediamo un po' che magia c'ho. Turbine infligge un danno a tutti i servitori. Io pio questo. Allora, attacchiamo. Poi, direi, il turbine e buttiamo giù. Non so se prendere anche... ma la vedo brutta. La vedo molto molto brutta. Perché purtroppo Disagio, eh. devo... io quasi quasi, guarda, metto questo. Ho sbagliato, l'avrei dovuto mettere prima. Ok, Doctor Boom, non ci faccio niente. E vabbè, e già questa va malissimo. Puoi aggiustare il deck al prossimo round, no? Ma mo perché non me le ricordavo, sicuramente ce l'ho già un deck migliore adatto, ma questo ragazzi c'ha calate perfette, oh, ma che roba è? La mia mano è Pure qui. i... Pu no, quello che mi serviva. Vediamo un po', che altro c'ho qui? Niente, non c'ho niente. Devo andare giù, ma cavoli, al sesto turno T'ha messo so... in ginocchio, eh? Eh sì, per non, cioè, al sesto turno c'ha il board pieno dal terzo turno e non mi sono arrivate provocazioni, non c'ho niente, quindi io boh, quasi quasi lo riprovo con Don Mimmo, che è il controllo dragone del sacerdote. Boh, mandamola un po' così. Tanto non ne posso fare niente. 9. Sostegno. Mettiamo questa, ma tanto non posso fare niente. Ha 2 nemici casuali. Boh, e tanto non la posso usare. Niente da fa. Dovessi mai arrivarci. Ma vale. E perdiamo così. Controllare una cosa, eh? Pure. Che te pian bene pure il biscione. Dai, basta. Ma guarda te, mi ha lasciato con uno le vita, sto stronzo. Ma che immagine, avventuriero, ma vai a cagare. Beh, io l'unica cosa che posso fare è mettere questa, però poi siamo un'altra volta in mezzo a una strada. Vedi, non posso neanche utilizzare fendente, perché se uso fendente, c'è caso che mi becca sto stronzo di qua. Allora, quindi per forza, prima dobbiamo mettere questo. Vabbè. Non c'ho provocazioni, non c'ho niente. Vabbè. E ti faccio da Sì. navigatore. Ho letto su una wiki quello che dicono che è buono contro sto stronzo. Che dicono? Dicono di usare un Mil Rogue, che
che non so se il Mill, Rook sì, dice che sarebbe il fatigue. Sì, è il fatigue del, ma tra l'altro ce l'ho pure io sto mazzo. Dice la maggior parte dei minion di Zinar, traduco dall'inglese, non sono particolarmente forti, anche se il suo mana incrementato, il suo guadagno di mana incrementato significa che può iniziare a giocare carte costose e potenti nell'early game, come Sentinella Anubisat, non so, Sentinella di Yes. Capito, capito. Il Mill Rogue rimane una scelta decente da usare anche se hai bisogno di niente, questa lasciamo di, così. Hai bisogno di magie per levare di mezzo in un solo colpo, fargli ritornare in mano i minion quelli più forti. Capito, quindi dovrei farci comunque una modifica. Ma purtroppo non ci abbiamo tempo in live, quindi io dico facciamo un po'. Vogliamo provare questo Mill Rogue? Perché non mica sa che non ce l'ho più. No, ce l'ho più. No, l'ho distrutto per fare l'ultimo Green Patron, quindi non ce l'ho. Proviamo un po' con lui. Con Mimmo. Vai. Mi sa che l'ho battuto con lui io. Sono stronzi comunque. Esperto. Eroico è stronzo, sì. Questo lo togliamo, questo per adesso non ci facciamo niente. Dream Master lo teniamo. Sylvanas. Ma cioè, se fa una partita come quella di prima non riesce. Oh, e me lo ridà un'altra. Ma sei proprio stronzo, eh. Niente, c'ho neanche un drago. Tu giochi il mazzo drago e te da manco i draghi, giustamente. Ma guarda questo, ma sono super aggro questi. Però io voglio sto dorso delle carte, ragazzi, lo voglio per forza. Oh, vedi bello? Drago del crepuscolo, guarda che botta di culo. Bellissimo. Ok. Bene, bene, buono. Vediamo un po'. Ah, fanno le domande dalla chat che avevo smesso di leggere, tra l'altro volevo cercare di vedere come te la cavavi a sto giro, però allora c'è Ublaze che dice se Morlu puoi chiedere a Todd se è il suo mazzo fin Domestic Warrior o gliel'ha dato il gioco sto è il tuo, no? sì, quello lì era il mio mazzo Control Warrior, ci ho fatto qualche modifica, però sì, era quello, io direi una cura rapida terrei. E non so se dare. Interessante sarebbe. Vediamo un po'. Poi c'è arrivata una domanda da Mr. Andrex. Interessante, eh. Off topic, ovviamente. Prima gioca la tua mano. Vai. Sto stronzo. Salutiamo un negoziatore vai. Che passa solo per un saluto. Ciao negoziatore. Ciao negoziatore. Allora ci chiede: ma giochi diversamente belli ne avete? Bella domanda. C'è qualcosa, ragazzi. Solo che il problema è che trovare qualcosa che sia presentabile per un'ora di live non è semplice con giochi diversamente belli, eh. Perché spesso già dopo 20 minuti uno non c'è. Già. Bisogna trovare un equilibrio. O ne troviamo uno talmente brutto che lo prendiamo in giro per un'ora e allora. Però ho visto anche l'altra volta, ragazzi, non so se vi ricordate, ma dai che culo però. Tony Hawk ne potevamo più dopo. Tony Hawk secondo me era già stancante, oppure che ne so, quello che abbiamo provato l'altra volta, che quello era proprio da poracci il gioco, Mamma mia, quello il super indie, super indie fatto con 10 euro, tutto in live action girato. Ah, Precious to Not Die. Con Andrea, con il buon Andy Monza, l'altro giorno siamo messi a cercare qualche titolo su Steam, però abbiamo cercato degli indie normali, non tanto giochi diversamente belli. Però ragazzi, ecco, adesso lancio un appello, voi, anche adesso in chat tranquillamente, dateci una serie di spunti, perché noi li prendiamo in esame e è capitato altre volte che alcuni dei titoli che abbiamo fatto in live
fossero arrivati dalla chat. Ecco, magari qualcosa di recente. L'unica cosa. Esatto, esatto. Magari qualcosa di recente. Un anno fa, 2 anni fa, insomma, o peggio. È terribile questo. Com'è, Todd? Cioè, io arrivo al quinto turno che questo c'ha già il board pieno, non riesco a fargli praticamente niente. Cioè, l'unica cosa, praticamente la strategia che hai trovato tu, cioè, proponeva di mandarlo in fatigue. Però, boh, ma... mo con che ci ammazzo qui? Direi questo. Però... o vale con Roshimaru questa. Ci chiede che card back state usando, Todd, diglielo tu. Dai. Protoss, Legacy of the Void, la Collector. Questa... vediamo un po'. Todd, una domanda per te, indirettamente, dimmi. Però va a te. Lizarmax ti chiede, ma l'aggiornamento riedizioni di Raven's Cry è già uscito? No, io non ne so niente, ragazzi. Ci propongono l'online di Devil's Third. Porca miseria. Ah, vabbè, io quello non ce l'ho. Ma quanti ce l'ha me? Ma sono tipo 45 sul board adesso. Io li vedo in ritardo, però... non gli hai fatto niente ancora. Ancora c'ha tutta l'armatura. Eh sì. Io, ma perché, vedi, non riesco ad arrivare al turno 8. Potrei utilizzare la classica combo, che sarebbe il mastro riduttore, e gli frego la sentinella Anubisat. Ma, cioè, come faccio? Se può fa. Perché frega solamente a 2, sarei costretto a rubargliene. C'è i 7 minion. E lui ce l'ha perfetti, sono tutti incastrati, capito? Quindi io non so cosa. Morte, pari a 5. Chi c'è pari a 5? Vediamo un po'. Cioè, Yublaze ti dice di andare di tempo mage e entità speculare. È tosta la cosa, eh? Ma lo devo rifare. A me quel mazzo al tempo mage, a me, ragazzi, mi fa cagare. Cioè, non lo voglio proprio giocare. E qui che io uso? Vedi, tanto non c'avevo niente. Che cavolo? Vediamo un po'. Che gli posso fregare? L'unica cosa che mi viene in mente, ma poi perderei comunque l'attacco dopo. Facciamo così, dai. È l'unica. Niente. Adesso sono curioso di vedere con cosa me l'ammazza. Ma quello che non capisco io è che se loro a te consigliano di usare comunque il Milrug, che serve per, no, per mandare in fatigue l'avversario, io mi chiedo, no? Ma questo che comunque c'ha sempre carte, vedo, perché la particolarità, immagino, di questo scontro sarà che lui ha tutte carte precise, dal costo basso, e che quindi comunque te riempie il board. Ora, e io tu mi le chiedo, fai fuori tutte man mano che le mette, sono tutte carte con poco. Oddio. Cioè, tu non riesci a rendergli la mano piena, capito? È quello che dico io. Non si può fare niente, mi ha portato a 5. No, niente da fa. Niente da fa. No. Se vuoi cerco qualcos'altro, aspetta. Provocazione, boh, mettiamo qua questa. Ma niente da fare. No, persa anche questa. Guarda, Todd, io qua ho un... no, aspetta. Questa. Ho un deck che, volendo, possiamo costruire un elenco proprio delle carte che ti consigliano di usare. Vai, 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 dimmi. È un deck da mago. Un deck da mago, e sarà il tempo? Vabbè, ma io distruggo uno, dai. Tutte le carte, vediamo. Dai, un mi po' sta. Se funziona. Costruiamolo, dai, lo facciamo. Allora, distruggo io sono in inglese, chiaramente, quindi vienimi incontro nelle traduzioni di quello no, che... No, io ce l'ho in inglese, Arston. Ah, è in inglese? Ok. Sì, io ce l'ho in inglese, sì. No, chi no, cazzo dico? Qua. Ce l'ho giù a casa in inglese. Vai, vai, vai. Nel senso, comunque le conosco, vai tranquillo. Allora, ti dice di mettere 2 Arcane Blast. Quindi... un'epica costa 1. Sì, sì. Sarebbe 2... esplosione arcana. Sì. 2 missili arcani. Quindi, un Arcane Blast e no, 2 missili arcani. Due. Ok.
Due Arcane Blast, due missili arcani. A questo punto esplosione arcana, ci metto quella dorata, dai, vai. Poi due Mana Worm, sono i draghi del mana. Sì, sì, sono i draghetti del mana. Due esplosione arcana. Arcane Blast è diversa da Arcane Explosion qua. Quella che ti ho detto io fa due danni a un minion. Ah, ok, raddoppia il bonus fornito dai danni magici. Sì, ok, quello. Va bene. Poi, quindi sono due di quella e due dell'altra. Poi due Flame Cannon. Ok, poi sarà due portali instabili sicuramente. Due portali instabili, due Frostbolt. Frostbolt, sta di qua. Dardo di gelo. Sì, e tre danni e congeli. Poi due eroi caduti, Folle Nero, rara. Il tuo potere eroe fa un danno extra. Sì, l'eroina. Due di questi. Poi due apprendista stregone, apprendista maga, quella che le magie costano uno o meno. Ok, la novizia occultista sarebbe. Sorceress Apprentice, vaffanculo. T'ha fregato. Vai, poi. Due intelletti arcani. Due? Lento, due intelletto arcana è lentissima. Vabbè, esplosione Jaida per forza, immagino. Un duplicate. Duplicazione, effigie, immagino, esplosione poi Jaida. Due Frost Nova, due Flame Waker, che sono sti serpentoni del fuoco. Aspetta, Frost Nova, Frost congeli Nova. Tutti i nemici, costa 3. Ok, esplosione gelida, sì. Esplosione gelida. Poi due Flame Waker, è una 3, 2, 4, è sto serpente del fuoco. Andiamo Desta fiamme, qua. Sì, desta due fiamme. Due di questi. È un 2, 4, è una 3 mana, 2, 4. 2, 4, sì. Poi due Fireball, vabbè, solito due Polymorph e un Flame Strike. Ah, quindi anche il Polymorph... Flame Strike, io ci metterei un Antonidas tantissimo. Questo è quello che tanto io ce n'ho una in meno, quindi mi hai detto, aspetta, che cosa... Due Fireball, due Polymorph e un Flame Strike. Ah, il Flame Strike, ok. Ok, io ci metto anche Antonidas. Dai. Vabbè, proviamo così, come la chiamiamo? Questa la chiamiamo mazzo merda, dai. Il ritorno del vediamo mazzo un merda. Po', vediamo un po' se internet ha ragione. Vediamo, dai, ci sta, facciamo anche questi esperimenti in diretta. C'è Orochimaru 86 che dice aggiungimi, si fa un match, stasera noi giochiamo l'avventura. E poi in generale, ragazzi, non si può streamare un match con la chat, anche perché se no vedete le carte dei Todd, che senso ha, poveretto, ha un limite. Ci provano sempre, ma ragazzi, io vi sfido volentieri, fuori però dalla live, se no che gusto c'è. Certo. Allora, sfidiamo un'altra volta sto stronzo un po', vai, eroica. Rockenzo ti dice, usa la tattica di Yu-Gi-Oh, credi nel cuore delle carte. Ma a me Yu-Gi-Oh, ragazzi, mi ha sempre fatto cagare, però. Mi dispiace. Vedi, io non, perché non credi nel cuore delle carte. Non ci credo nel cuore delle carte, io, mi dispiace, no. Mazzo merda. C'è U-Blades che piange, mazzo merda, che ti ha fatto di male. questo è il famosissimo mazzo merda, perché io e Paolo e Marco, quando facciamo i mazzi questi di qui proprio così, che servono one shot, li chiamiamo sempre mazzo merda. Ce n'era uno dove non abbiamo messo neanche un, mi sembra, non abbiamo messo neanche un personaggio, cioè neanche un servitore. Allora, io la Frost Nova la lascerei, Desta Fiamme, però l'eroina caduta no. Vai, andiamo un po'. Ok, dragone, va benissimo. Dai. Finito. Ma adesso mi vorresti far credere che c'è l'arma roccia dura? È un figlio della mignotta, però dai, non ce l'aveva l'arma roccia dura prima. Vabbè. Se vuoi posso trovare l'elenco delle carte che ha questo pezzente, eh? Ho tutto l'elenco delle carte che c'ha, se vuoi. Che è sta cosa roccia dura? Vedi? Devo fare per forza così. Aspetta, eh? Drago del crepuscolo? Ma lui c'ha tutti i servitori. Più uno danni magici. Ne boldo, assolutamente. Vai a cagare, stronzo. Ce n'ha due, Rock Biter o Weapon. Sì. Ce n'ha due. Vediamo un po'.
Che tempo di ogre, ma sta zitto. Ah, preciso. Che culo. Ancella del lago. Il tuo potere costa 1. Non è una cazzata questo. Ok. Allora, se io butto questa, chi è? Vai a cagare. Dai, vediamo un po'. Se me la lascia per una volta sul bordo. Vedi, c'è Ublaze che ti dice: Todd, se credessi nel cuore delle carte, diventeresti più alto a inizio partita e ti verrebbero dei capelli lunghi alla cazzo e giocheresti bene. Yu-Gi-Oh! Mi ha insegnato questo, io però non mi sono mai trasformato. Era vero comunque che si trasformava da bambino cretino, diventava sto fighetto. Io quasi quasi prenderei pure una provocazione, Morlo. Ma poi che senso c'era? Perché Yu-Gi-Oh! Si trasformava quando giocava le carte? Io ho giocato con le carte vere di Yu-Gi-Oh! Lo dico tranquillamente, non ero forte per niente, assolutamente. Mi piacevano solo le carte. Però col cartone non ci ho mai capito niente. Proprio. L'ho visto fino a un certo punto, ma poi dopo ti rendi conto quando giochi le carte che le cose che fanno sul cartone sono stronzate. Come quando giochi a Pokémon e guardi il cartone di Pokémon, è la stessa cosa. Fa solo male al cuore. Ublaze dice: no, Morlo, da bambino cretino diventava ragazzino cretino. È vero, hai ragione. La torcia del cazzo, non ci posso credere. Ha pure la moneta, c'ha. Dai, io adesso te li congelo tutti. Adesso te li congelo. Sì, proprio. Vediamo un po'. Però mi costa di più adesso. Però potenzio lui. Come sei messo? Beh, almeno qualche danno gli hai fatto. Prima non c'aveva proprio zero danni. Meglio di prima, però. Però hard, ti dico. Hardcore. Sì, una roba del servitore che controlli nella tua mano. Vabbè, via, tanto. Attacco, vediamo un po'. Io chiamo tutto Ice. Saluto named Karl Marx 86, uno dei nick più originali sicuramente. Ciao Karl Marx 86. È Starling. Non si smentisce mai il buon Starling. Ha cambiato nick, evidentemente è stato pluribannato ovunque, quindi ha dovuto fare un altro profilo. No, qui non ho il segreto, quindi Dalaran, danni magici, boh, mettiamose questo. Però non ci faccio niente. Allora, qui quindi cono di freddo. Andiamo un po'. Due danni. No, non ci faccio niente. Cage, ma non capisco, davvero non l'avevate riconosciuto? No, ma io non mi ero posto proprio il problema. Neanche io. Allora, facciamo così. Per forza. 3 e non ci arrivo, se no. Non ci arrivo. Siamo così. Demone della rovina. Ma che cazzo ci faccio? Niente. Meglio di prima comunque, dai, dico questo. Vedo, dai. Ecco, comincia a buttare giù i distruttori del fuoco, questo. Che fra l'altro sono precisi perché non funzionano neanche.
Dai, te l'ha maxato il danno sto schifoso? Non ce l'hai in Flame Strike? No, Flame Strike ancora non si è visto. L'unica cosa che posso fare è con la palla ammazzare lui per forza e mettere giù anche uno di questi. Prima vediamo un attimo il desiderio. Metamorfosi cinghiale, questo è figo secondo me, è fortissimo, a me è una carta che piace tantissimo, però mi sa che mi serve, infligge 3 danni e congela per forza. Dunque facciamo questa. Dai, però se è stronzo allora ha colpito lui. Dai, però almeno con questo mazzo io ho la sensazione che ce la puoi fare. Magari sì. No, vabbè, con questo mazzo sicuramente è fattibile. Cioè, sicuramente non sarà fattibile. Questa la partita, magari quella dopo, però ce la fai. Prima era la tragedia. Allora, no, il problema è che qui servono comunque magie ad aria perché c'ha veramente troppa roba questo qui, troppa roba. Questo potere d'ora costa meno, ma c'hanno comunque tanta vita, quindi capito, non so cosa. Cioè io c'ho 7, capito? Non riesco a fargli niente. C'è Burlamacco che ti dice: Todd, il desiderio è una magia, quindi fa scattare l'abilità del destafiamme e del draghetto. Eh già, però. Cioè, comunque non mi basta. Il problema è che se Nefarian. Vedi, Antonidas, un altro Antonidas mi dà, però. Che ci butto in mezzo? Devo oh, prendere... vedi. Scusa un attimo, tanto. Vedi, però. Che è successo? È rischiosa. Io devo congelare sicuramente questo qua. Per forza. Ok. Comunque Todd, avevamo intuito bene, c'è Karl Marx, ex Starling, che dice gli hanno fatto la tripletta, ban su Facebook, Twitch e YouTube tutto in una settimana. E io sono in linea con il commento che gli ha fatto Blaze, che ha detto Named, te la cercherai mica. No, magari, visto. Allora, io metterei... Giustamente dice che sono i capitalisti. Ce l'hanno tutti con lui, prego comunque, scusa. Io che faccio? Per forza. Lo fa così. Cavoli. Ho 5 di vita. No. Vabbè. Cioè, ma ce n'aveva 3 addirittura? Ah no, no. Allora, no, che cosa ha lui nel mazzo, se ti interessa? Mm-hmm. Vai, allora, dimmi. Ah, due, ti dico in inglese, due gnomi, quelli che fanno quando muoiono i danni all'eroe nemico. Vai, okay. Adesso ci riproviamo un'altra volta. Due serpenti di quelli rossi, Pit Snake. Ha due rospi azzurri, due armi che pensavi che non avesse... Ah, Indiana Jones con la torcia in mano, che è torcia di Indiana mano. Jones, ok, sì, la torcia. Poi dopo lo Zappomatic 2. No, oramai l'ho capito, guarda. Anche il però gruppo... ecco, serve un buon draft innanzitutto e qui va anche bene. Metamorfosi magari la leviamo dalle balle che non serve un cazzo all'inizio. C'è anche Antonidas. Dark Bomb, se non l'hai ancora vista. Non so. Ah, no, ecco, Dark Bomb non lo sapevo. Fa 3 danni, costa 2. Lo so, è terribile Dark Bomb. Raptor, l'hai visto quello che evoca un minion quando muore? L'ha già giocato? Sì, ha voglia. Ok. Che gli faccio? Cavoli. Non ce lo volevo uccidere. Non posso fare niente. Vabbè, innanzitutto questo sicuramente. Salutiamo Mr. Andres che ci saluta. Ciao.
C'è un altro suggerimento che ti arriva da Burlamacco, ormai siamo partiti quindi eventualmente per un match successivo, ma io spero che tu ce la faccia ora. Dice, io metterei un vate della rovina così pulisci il board quando è pieno, prima di congelare. Hai ragione, hai ragione, non sarebbe male, però io, guarda che palle che io ce devo schiantare il draghetto qui. Il vate della rovina non sarebbe male, c'ha ragione, costa poco... Costa poco e comunque pulisce subito il board. Sì, perché vedi qual è il problema? Che il suo potere gli fa guadagnare un cristallo di mana. Che te piace bene almeno. Tu non lo controbilanci chiaramente con quel desiderio che ti manda, no? Cioè non riesci a controbilanciarlo anche se giochi sti desideri a rota. No. No, perché comunque, guarda, cioè, lui al terzo turno c'ha un 7-6 sul board, capito? Cioè, io difficilmente riesco a fargli qualcosa. Devo fare una sorta di bait. Boh, proviamo a mettere questo qua. Ma. Tosta, eh? Più di quello che potevo immaginare. Io l'unica che posso fare è mettere questa. Adesso sicuramente la ribecco subito. Aspetta, questa è una carta Cage, nuova. Cage ti dà il suggerimento finale. Dice: io per pulire la board metterei un water della rovina. Un water della rovina, sono d'accordo, Cage. Ah, qui abbiamo un'esplosione gelida. Poi ce ne ho due. Bastardissima sta carta ombra antica, l'ho mai vista. Sì, è nuova, è nuova, è nuova. Una bella pirosfera, 10 danni. Devo congelare. Per forza. Sono libero. Stiamo aumentando, Todd, te lo faccio presente. Siamo 260. Quindi gioca bene, te lo dico sempre. Guarda, faccio una botta alla Fossetti perché stasera non c'è e faccio dico, le cose che dice lui. Io vi vedo, anche voi che state zitti in chat. Dai, parlate ragazzi, chiacchierate. Fate il tifo, ditemi le cazzate, io intanto guardo qui. Io vi vedo tutti, sono come Babbo Natale, quindi adesso ne saluto alcuni. Anatomo patologo, c'hai un nick fantastico e non puoi non scrivere. Vedo Deugon 93, Evil Angel V2. Vedo anche un Atanor, chissà chi è. Adesso ci offende in diretta, lo sappiamo. Mister Cipo, Neti 88, ragazzi. Non sto qui a farvi la paternale. Se ci avete voglia scrivete, se no guardate il Todd che perde male e basta. No, fate il tifo per Todd, dai. Allora, io vado con... esplosione gelida per forza. Poi provocazione tanto costa un cazzo, mettiamo qua. C'è Tanor che alla mia previsione sul fatto che ci avrebbe offesi dice sarebbe scontato. E ci manda cuori viola giù? Cuori viola, ragazzi. Chi Ati? È Ati sì, che ci manda i cuori viola? Ragazzi, chiunque voglia vedere il Todd trionfare almeno sul primo cazzo di boss modalità eroica, spammi almeno un cuore viola, dai. Cuori viola per Todd. Ogni cuore viola gli aumenta un cristallo di mana. Ma magari. guarda che roba. No, dai, vabbè. Cioè, ma lo vedi questo qui? Eccolo. Colonna di fuoco e non ce l'ho, non lo posso mettere. Va bene, adesso io ve congelo tutti. Ve congelo tutti, brutti stronzi. Chi è? So
adesso attacco. Finito. Sono arrivati in sacco le cuori viola, per te. Li sto vedendo adesso, li sto vedendo. Dai, Todd. Aspetta, coraggio. Aspetta. Allora, mi serve più uno danni magici e non lo posso fare. Porca miseria. Porca miseria. Cavoli, non li ammazzo tutti. Mi resta in vita. Ah no, aspetta. Cavoli, mica lo so se funziona così. Lo sai? Io vedo il ritardo, eh. Ma non ce la faccio tanto ammazzarlo. E niente, devo provare così. Sì. No, che schifoso. Che è successo? Vabbè. Qui i servitori leggendari non ce li ha. Quindi io butto giù questa. Dai, cavoli, ma mi leva 8 e 8. Vaffanculo, va. Ma da dove li hai presi? Ah, il potere di... Sentinella Nubisat. E ovviamente non è neanche morto. Dai. Dai, però gli hai ammazzato tutti. Sì, va, l'ha riempito il bordo un'altra volta, Morlo. Sì, io se... L'ho portato a 18, comunque, L'ho portato a 18, infatti. Che... È già un passo in avanti. Non è male. Non è male. Va giocata molto bene, questa. Più che altro perché, veramente, cioè, io sono a secco di... Allora... Sicuramente... Vabbè, rinviene la carta da 4 mana, questa intanto la prendiamo. Il tuo potere costa 1. Questa qui. La Maiden of the Lake. Per forza, ma tanto non ci facciamo niente. Cioè, Danor che ti dice... Mi dice che ti devo dire... Ti devi mettere Enter Sandman nel culo. Allora, se io vado con... A me mi serve qualcosa... Board, ma che ci metto? Vedi? Madonna mia. Comunque non basta. C'ho troppo poco, troppo poco. Danni... Magici in più non c'ho niente. Ma scusa, ma questi qui... Ma queste qui le carte non ce le avevamo messe noi? Hai scelto un altro mazzo, o sbaglio? No, le trovi con Discovery, no? Queste qui. Ah, ok, ok. Non... io... Però ho perso qualcosa. Qui si capisce quanto sono esperto di questo gioco. Pronto, signore. Io l'unica che posso fare è questa qui. E proviamo a fare questa qua. Congelo sto stronzo. Vediamo un po'. Cioè, Ublaze dice che c'entrano i Metallica. È una storia lunga, ragazzi. Atanor fa parte del team con cui giochiamo. È giustificato dal fare battute. L'ho rischiata e adesso vedrai che lui vince uguale perché c'ha sicuramente in destra fiamme. Non destra fiamme. Eccolo, l'elementare del fuoco, e ha vinto uguale. Ma ha vinto? Hai vinto uguale, no, ma non... Secondo me c'è qualcosa da aggiustare. C'è qualcosa da aggiustare perché c'è comunque nel mazzo questo che abbiamo fatto c'è una curva del mana che è ancora troppo alta. Questo va giocato, non dico aggro, ma cioè serve tutta roba super economica. Quasi quasi io giocherei, adesso faccio la cazzata, il Secret Pally. Proviamo col Secret Pally, dai. Secret Pally e Dino Paladino, se non sbaglio. Ah no, non ce l'ho più, Secret Pally. No, e non si può fare. Non si può fare.
Che diavolo ci posso mettere? Ti dicono di andare con Freeze Mage, Vate della Rovina. Ma il Freeze Mage è questo qua, ragazzi. L'unica cosa che possiamo fare è il Vate della Rovina. Ha ragione, non so chi l'ha detto prima, ma il Vate della Rovina è l'unica cosa che removal un pochino più, cioè che almeno è un removal sicuro, perché sennò vediamo un po' sul mazzo merda che cosa possiamo togliere. Allora, io un'eroina caduta la tolgo sicuro proprio. Oh, è arrivato Twinero. Dice: buonasera, un po' in ritardo, ma non mi potevo perdere il Toddy in preda all'eroica. Pensavo in preda all'eroina, avevo letto. Allora, dove sta sto vado, posto schifoso? Paolo, Dovrebbe essere. è un Ecco. casino. Io ne metto due. Ne metto Cioè, due. ti devo dire che devi usare il tridente di Poseidone duplice. Va bene. Due copie in mano. Colonna di fuoco. Io quasi quasi metterei un'altra colonna di fuoco, ma no. Metamorfosi, destafiamme, va bene, dragone di mana, missili arcani. Antoni da Selento, metti Ragnaros se lo hai. Io ti leggo solo quello che dicono in chat, poi decidi tu in autonomia, ovviamente. Anche questo è vero. Vediamo un po', mettiamo l'Agnaros. Chi altro ci posso mettere, se no? Quasi quasi io. Vai, tanto non ci arrivi neanche, Alex, gli metto alla morte. Peccato che non ci arriverò mai. Allora, vabbè, dai, Ragnaros, va bene. Però mi serve un altro Vate della Rovina. Quindi chi toglio? Chi tolgo? Che ci metto? Quasi quasi, ma io il Destafiamme lo terrei, è comodo. Quasi quasi tolgo un Metamorfosi. Beh, tutto sto bisogno di fare metamorfosi. Eh no, perché lui comunque ce l'ha fastidiosi, c'ha dei PG che sono veramente, dei servitori che sono veramente fastidiosi. Io, dai, dico Vate della Rovina. Ne voglio fidà. Vate la rovina, tra l'altro, è Kel'Thas, un suo cugino, ci ho fatto casa adesso. È Kel'Thas, sì. Oh, cavolo, ce n'ho una sola. Vabbè, niente. I tuoi grilli di battaglia, non ci faccio niente con Bran, Barba Bronzia. E chi ci metto? Carica provocazione. Lui non ha niente da 8, da 7, quindi è inutile che ci metto questi qua. Quasi quasi. Che ci posso mettere? Dai, io ci metterei un'altra colonna di fuoco. Cioè, comunque il removal. Serve per forza il removal. Dai, colonna di Gliela fuoco. devi fare in diretta, dai, sono le Sì, dieci, gliela devo però fare. cazzo, Gliela dai. devo fare, gliela devo fare. Dai, andiamo così. Pazzo merda, again. Dai, eh. E vedi, c'è Yu che dice: Todd, se prendi il board nei primi turni, Kel'Thuzad è micidiale. Già, è arrivato pensaci, cioè, se dice a Perugia. Sì. E come fai a prendere il board con uno che c'ha sempre almeno un mana più di te? Almeno uno. Non ce la faccio a prendere. Cioè, a me ci vuole proprio il draft perfetto. E comunque no, perché lui c'ha il removal quello là della arma rocciadura dello sciamano. Non è fattibile. Metamorfosi non mi serve a niente. Missili arcani, 3 danni suddivisi casualmente, terrei questa io, anche se è rischiosa. Vate della rovina. No, più che altro devo sforzarmi di non sprecarli i removal, perché vedi, il problema è stato quello. Rieccolo. Vedi? Dai ragazzi, dobbiamo credere tutti nel mazzo Non ce merda. l'ha. Siamo quasi 300, Todd. Mamma mia. Qui non ci posso fare niente. Costano uno in meno, qui. Dunque anche questo. Se vado con questo qui, dovrebbe costare zero in teoria. O no?
sì. Gigante meccanico, micromacchina non me ce farà mai, fa niente. Però mi serve roba che costa poco, dai. Nah. No, ma adesso rage quitto, eh. Guarda, adesso rage quitto, veramente. Non t'ho mai visto rage quitta. Ma non lo farò mai, infatti. Però ti giuro, mi sta fa incazzare troppo. E vedi? Poi c'ha anche i Wind Fury, sto stronzo. Che due palle, porca miseria. Però lo ricordiamo per tutti, adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra sia proprio così. Se finite tutte le sfide di tutte le ali in eroica, vi dà un bel dorso cazzuto. Che è quello che ha lui, lo vedete, questo qua. E infligge un danno. Con cui potete fare i fighi. E io quasi quasi ammazzo questo qui. E gli ammazzo questo, che faccio se no? Per forza. Ci chiedono quando stacchiamo. Beh, questa qui la terminiamo, poi vediamo. Sì, poi guarda, sai che farei? Lo metto a modalità normale e lo distruggo, lo distruggi, quasi quasi. Dai, contentino sarà, dai, facciamone uno. Sì, vai, se te sei d'accordo, Mollo, se vuoi la possiamo anche allungare un attimino, io non ho problemi. Sì, va bene, va bene. L'unica io ti vorrei vedere vincere, sinceramente, d'amico te lo dico, perché mi dispiace proprio, ogni volta che giochiamo Hearthstone è sempre un macello. Ma perché cerchiamo sempre di fare le cose quelle che non si dovrebbero fare. Capito, giochiamo, tocca essere luridi ragazzi, tocca essere zozzi quando si gioca. L'onestà, la giustizia, ma cosa? Tormenta, tormenta, stiamo tormenta. Vabbè, sembra una presa per il culo, veramente. Cioè, di tutte le opzioni, niente, vabbè. Lui ovviamente ce l'ha sempre perfetto. Cioè, non posso stare al quarto turno con bordo così, no? Io non lo vedo ancora, però... Non si può, cioè io sono costretto ad utilizzare... Ma c'è lo Stormwind Champion, ma dai! Cioè io sono costretto, ma non ce la faccio. Cioè, vedi com'è? Niente, Todd. Disagio. Tragedia. Quasi quasi vado con questo e poi buh, sa. Oggi prendiamo la tragedia superiore e la facciamo ancora più tragica con le sfide eroiche. Todd, siamo quasi 300. Mamma mia. 300 persone che ti guardano, non la senti la pressione psicologica? io ammazzo sto cretino qua, tanto è inutile. Stronzo! Ammirate la potenza. Dai, sì, un altro! Adesso c'è la tormenta, è l'unica quella. L'unica per forza la tormenta. Tanto non ci riesco mai neanche a piazzare il vate della rovina. Ma poi è inutile, cioè c'è ancora 7 d'armatura. Beh, vediamo un attimo com'è con questo qui. Colonna di fuoco. Sei proprio stronzo te, eh. Mo che cazzo gli racconto a questo qua? Niente. Io ho comunque il mio, come cazzo si chiama, il mio destafiamme che si è tipo rotto, cioè non colpisce gli altri minion, cioè non c'è verso. Questo giustamente al massimo, adesso lui me l'ammazza. Però io adesso, colonna di fuoco, desiderio, però non ci faccio niente. Che ce faccio? Sei un'altra volta con le spalle al muro. Ma non
mi incarto sempre, non... mi servono removal più economici, ma questo qui arriva troppo, anche il vate della rovina, non l'ho voluto sprecare nelle prime fasi della partita, ma poi che cazzo gli racconto dopo? Non faccio in tempo, no? Adesso c'ha già roba talmente potente che non... me l'ammazza prima dell'effetto. Todd, un attimo, fermi tutti. Salutiamo il buon Carlo che è arrivato e ha le ferite di guerra, dice che ha un ginocchio spezzato. Ma te sei... Carlo, ma che fai? Ma che cosa ti è successo? E dice che secondo lui quindi sta arrivando il freddo. Ah, ok. E niente, comunque ho perso anche questo. Niente da fare. Cioè, guarda tu. Cioè, la sentinella Nubisat, niente, c'è niente da fare. Cioè, non c'è verso. Ancora non basta. Ci vogliono altre modifiche al mazzo questo qui. Cioè, oddio, su questo siamo sulla buona strada, però la verità è che... Cioè, Serve non una riesco botta di a arrivare... culo. Oltre a ovviamente alla botta di curva. Io sarei curioso di vedere com'è di là, come sono le altre, perché ce ne sono tante altre che sono ancora più simpatiche. Per esempio, io vorrei far vedere. No, questa è un cane, mentre un cane in tutti i sensi. Io vorrei far vedere questa. Allora, questa è fantastica, oppure anche questa è bellissima. Vai. Questa è proprio la Indiana Jones, eh. Ah. C'è pure Ari Melodrano che mi dice vai di druido. Ma il mio ramp druid non è. Non dico che è non è completo, no, però l'ho fatto un po' male perché ci stavo facendo qualche esperimento. Quindi no. Allora, questa qui la faccio vedere perché è una particolarità di questa avventura. Sono degli scontri particolari, appunto, perché non c'è il nemico. Cioè, il nemico è semplicemente sta cosa qui, quindi non ha vita, e noi dobbiamo solamente resistere fino al turno 9. Cioè, praticamente dovrebbe simboleggiare, ecco, scusa, al turno, sì, ok, 10 turni all'uscita, e simboleggia un po' dovrebbe essere una sorta di... No, vabbè, il primo turno già mi mette questo. Dovrebbe essere la fuga dal tempio, ok? Quindi lui ogni volta mi butta qualcosa di assurdo. Aspetta, Oddio, al primo metto una turno mi musichetta ha allora. buttato il 6. Devi mettere la musichetta quella lì, lo sai Eh benissimo. sì, beh. Vediamo se ci intendiamo, eh. Guarda, penso che sia facile. Ben, ci vuole tanto Non ci Morlun, eh. vuole tanto. Io la sento, ma insomma, Adesso penso che ci vorrà assistai. tanto. Volevano la musichetta finale. E te stai immaginando vestito da Indiana Jones che scappi con la palla rotolante, nel frattempo, nella mia Ma mente infatti malata. è proprio in quel modo. Guarda te che roba che c'hanno questi al secondo turno. Cioè, al Madonna. secondo turno hanno messo con 7. È terribile. Ma tu ne Vabbè, dai. resisti 8 turni? Sì, 7 Ma... turni. No, ma devi. No, devi dire che cazzo hanno messo dopo questi. Cioè, io non. Poi c'è il masso rotolante. Cioè. Guarda, fra l'altro, chi è arrivato è Harrison Jones. E non posso fare niente. No, Ma che niente, ho è perso. sta Ho cosa? perso, non posso. Vabbè. Dai, niente, anche questa è andata così, non si può fare Basta. niente. Tieni. Tristezza. Vabbè. Vabbè, dai. Le vuoi far vedere Pure? tutte? Che è Facciamo un successo? giro generale, No, vediamo vabbè. se... Sì, a sto punto le proviamo tutte. Guarda, Dai. ce n'è un'altra carinissima col carrello. E lì, proprio col carrello, Morlu, ci vuole un'altra volta. Questa la rimandi, per favore. Ok, questa è la seconda ala, che è uscita, ricordiamo, giovedì sera. Cioè, quindi ieri. E c'è cioè, la stessa cosa, il principio è lo stesso, non ci sono nemici da battere, ma c'è sto giochetto che devi resistere tot turni. E ogni turno ti avvicini di più all'uscita, però sono mazzi precostituiti e sono tutti molto particolari. Vediamo un po' che ci capita stavolta. La palla che passava sopra comunque era figa. Quanto era figa. Ma...
Che cazzo mi ha messo qui? Guarda quanto fa ridere il fagiano meccanico Morlu. C'è il fagiano meccanico, adesso lo vedrai, è bellissimo. Vabbè. Io ho la sensazione che andrà a finire molto male anche questo. Anche secondo me. Pappagallo meccanico, ma quanto è bello! Ce la farai mai. Madonna mia, ragazzi. Otto turni, otto infiniti turni. Mamma mia, faglia. Io la tengo con questa musica schiacca. Epica, amore, devi tenere sempre. Sta musica c'è sta troppo, è la sua. E poi la particolarità di sto scontro è che io ho sempre due di mana, non so se ci avete fatto caso. Sei turni all'uscita, Morlu! Dai, Todd, gli devi fa! Contro ogni aspettativa! Madonna. Senti come cresce man mano che ti avvicini alla salvezza. Dai, 5, 5 turni. Sarà mai vero, Morlu? Guarda quanta roba c'ha questo. Oddio, 5 turni. Sta parte, questa è la parte romantica. Perché? E la voglio sta cosa. No, quarto turno, Morlu. Ci sei? Sì. Cioè Carlo mi ha detto che sembro Mario Biondi quando faccio la faccia in blu. Oh Morlu, tre turni all'uscita, eh? Adesso ci fanno un culo come anziecchi. Mamma mia che casino, c'ho solo sti pappagalli di merda. Vai. Tre turni. No, no, il pappagallo, no, c'ho tre pappagalli del cazzo. No. Dai, Todd. Ho perso, Morlu. Sono arrivato a due turni. No. Eh sì, mi sono arrivati tre pappagalli del cazzo. Non ci potevo fare niente, no? No, a tre turni. Questa. Al solito. Tan, tan. Anche sta settimana è andata proprio bene in diretta. Mamma mia, che culo. Che spettacolo. Bella. Dai, io riproviamoci un'altra volta. Ricordiamo che è eroica, ragazzi, eh. Sono tristissimo. No, ascolta, visto che ci sono tutti sti carretti, mettimi la musica del Lion Trophy Show sotto. Allora riprovi? E beh, dai, questo è d'obbligo. Lion Trophy Show. Con questa ti avvicini di un turno all'uscita. Oddio. Eh? Era sta sigla. Quanto era brutto sto programma? Perché me l'hai fatto rivedere? Da piccolo, io ti odio. Che merda! Distrutto il ricordo dell'infanzia. Questo è come Inside Out, che c'era la tristezza
che toccava i ricordi diventavano brutti. Tu hai fatto la stessa cosa con me. Io questo. No. No. Io uso questa, ti avvicini di un turno all'uscita. 7 turni. Spero mi arrivi. No, no. Tra l'altro continuiamo a essere quasi 300, io non so per quale motivo. Non lo so neanche io. Basta con sti cazzo di uccelli, basta. Non ce la fa più. Niente. Dicono che è sta merda, che è sto bro, bro. Ragazzi, ma voi non guardavate il Lion Trophy Show? No, no, mi ha messo il golem. Era il gioco. Dai. Che al telefono questo carrellino che andava a destra a sinistra e dovevi premere il numero giusto. Todd, ma come fai a farcela, scusa? Ce la fa. Ce la anche fai, ce la se fai. Se il mazzo te lo danno loro, il metodo ci sarà per forza. Ce la fai, se dici. Allora, io adesso la prossima. Chi? Rock Hands, mi dispiace. Fuori. Fuori dalla chat. Basta. Che cosa ha detto? Ha detto Lion, chi non conosce Lion? Rock Hands, coraccio. What? Oddio. Neoscuol dice, io ero più un tipo da Stellaris. Io Stellaris lo guardavo, però non mi ricordo assolutamente che roba fosse. Allora, con questo 3 danni ai servitori nemici. Però ancora non basta. Quindi mi serve, per forza. Rigenera 10 di salute. E gliene ammazziamo un altro. Adesso li abbiamo finiti, eh. C'era Adriana Volpe, giovanissima tra l'altro, quando usciva la Lion Trophy Show, adesso che ci ripenso. Ma hai distrutto il ricordo, io mi ricordavo che era tanto figo, che la gente non riusciva mai a... Io non ho mai visto gente superare il terzo schema. Il primo sì, il secondo tanto che tanto, il terzo schema morivano tutti. Che dramma. 8. Dai, Morlu, eh. Sta pronta a rimettere la musichetta. No, sì. No, no, ma no. Ma no. Fida solo, però. No, eh. No. No. 2 turni all'uscita. Devo resistere solo un altro turno. No! Te odio. Te odio. Niente? Allora... Se io rigenero 10 salute, vado a 14, qui sul board hanno 14 danni. Porca miseria. 14 danni mi ammazzano uguale. Mentre se io invece metto giù esca appuntita. Vediamo un po'. Allora, lui può schiantare quello. E comunque, no. No, mi sa che non ce l'ho fatta manco stavolta. Perché sono a 2 turni dall'uscita, io posso avvicinarmi di un altro, ma poi mi ammazza. 3 danni ai servitori, ce n'ho uno solo, che posso fare? Provocazione. Che palle. Ce l'avevamo fatta, amor. Ce l'avevamo fatta, se può. Come la metti è andata male. Ci vorrei provare un'ultima volta. Ed è bastardo. Cioè Starling sta facendo il ruffiano nei miei confronti. Non so se stai leggendo cosa scrive in chat. No, nei tuoi confronti, Morlu? Sì, sì, niente. Mi vuole arruffare. Scazzo, Morlu è bravo. Eh sì, sono proprio bravo io, Arston. C'è Karl Marx che dice Starling, vedi sei uccelli del tuo mazzo. Starling non gli è piaciuto il timeout che ha beccato già per no, non gli è piaciuto. Non gli è piaciuto, ne vuole un altro probabilmente. Perché giustamente se no questo non è il giusto battesimo del fuoco per il suo nuovo account di Twitch. Se non si becca almeno quei 2-3 ban al day one.
Ma lui è tipo Jason Burris, capito? Torna sempre, comunque, non lo puoi mai sconfiggere, veramente. No, no. Però intanto lo sconfiggi temporaneamente, certo. Allora, e adesso qui? Che metto? Pesca tre carte. No, vabbè, aspetta. Questo io glielo butto giù. E adesso... Sì! Zitti! Mattina, una bottina del culo, insomma, via, ogni tanto. Ah, quanti ce n'hai di sti trog del cazzo, basta, un altro golem da 6-6. Sono tantissimi 10 turni, eh. Lo so. Eh sì, erano meno, se lo giocavi a normale. Ci credo. Proviamo. Vediamo un po', perché vedi, loro comunque c'hanno sempre 6 di vita, capito? Quindi tu non riesci mai a toglierli tutti dal board. 6 turni. Provocazione. Questo. E rigenera 6 di salute. 10 di salute, per forza. Però lui comunque me ne va tantissimo. Comunque me ne va tantissimo. Finito. Aspetta. Mazza, però stavolta gli ha detto anche un po' troppo culo, eh. Cioè, gli sono arrivati tutti. Cioè, tutti quelli da i 6-6, i 4-6 che fanno un sacco male. E scappuntita. Ma che ci posso fare niente. Vedo una quantità di K in chat esorbitante. Una volta non li usavamo, almeno noi su EveryEye eravamo salvi dalla faccina del K di Twitch. Niente, ormai. La chat è completamente intasata. Niente, niente da fare. Adesso scattano i ban per chi usa il K. Basta K. E i K solo i yokai giapponesi. Niente, fregata anche questa. Niente? Eh no, è dura, dura. Trova veramente, veramente troppo dura. Non so se ce n'è un'altra. Adesso non mi ricordo se ce n'è un'altra carina. Vabbè, questo di qui tipo era facilissimo. Però, ovviamente, anormale. Adesso io a eroica mica lo so com'è. Dai, riproviamo l'ultima volta questa e come va, va. Ci state? Ci state? Tanto. Ah, vabbè, zitti alla prima. No, dai, già al primo, il 4-6 è arrivato. Oh, e vedo che c'è Giulio Z. 0-0 che si è preso un bel time out. Non so cosa ha detto. Ma chi è stato? Carlo? Penso sia stato il buon Cage. Se l'è cercata. Parlava già da un po', ti dava dello scarso, spammava K, ma soprattutto spammava K, ragazzi. Quindi attenzione a chi spamma troppi K. Altrimenti fate la fine del buon Giulio. C'è Carlo che non vede l'ora, guardate. Poi è arrivato tardi e si deve rifare di un'ora di live. Ve banna tutti. Ve banna tutti. Ah no, l'ha mutato Carlo, vedi? Vedi? Si è rifatto subito. Guarda, guarda come si è ripulita la chat. Non c'è più un capo. Non ce n'è più uno. Oh, vedi? Come si fa? Dai, due. Oh. Ah, sei stronzo, però. Ne è arrivato uno. Ne è arrivato uno. Cup Nemo and a bottle of rum. Vediamo. Vediamo se lo rispamma. Aspetta.
Stasera, ragazzi, è colpa di Starling, Karl Marx, che già ha fatto salire il livello d'attenzione da parte dei mod. Oh, è sempre quella, eh? Non c'è verso. Io direi pesca tre carte. Posso mettere... Quasi quasi vale di... Questa no, quasi quasi ora di riparazione invece. Sti danni questi li prendo. Ah. Ce la farà il nostro Todd stasera . A farne una, dico. Vediamo un po'. Finito. Che verso. E turni all'uscita. Aspetta, aspetta, però posso andare 2-1. Forse bollo, mi sa che se uso due... Adesso proviamo, cioè io non lo so, ma se io faccio tipo così... Due turni... Un turno, e lui in teoria non mi ammazza. Bollo, mi sa che ce l'ho fatta. Aspetta, metto... Aspetta, no, dico... Uno... In teoria, non ci arriva. Quattro di vita... E ce la fa! Metti la musichetta, te prego! E Todd contro che sdatto, ragazzi, quanto so scarso, so scarsissimo. Però è eroica, oh, ricordiamolo, è eroica. Bellissimo, bellissimo. Vabbè, è andata, ce l'abbiamo fatta, Morlu. Siamo ancora così tanti in chat. Siamo sempre i soliti 300, va bene, vabbè. Comunque, ragazzi, queste erano le prime due ali. In realtà vi ho fatto vedere, insomma, molto poco dell'espansione. Comunque avremo modo di ritornarci sopra. E la recensione comunque la scriverò io. Quindi, quando avremo finito tutto, dovrò finire per forza questa in modalità eroica, perché altrimenti la recensione non si scrive da sola. E vabbè, dai, niente, io dico che abbiamo aperto anche i pacchetti, ci abbiamo trovato un cazzo, ma vabbè, e non lo so, dopo un'ora e mezzo di live vi dico che possiamo anche chiudere. Sì. E che dici, Morlo? Sì, vuoi dire qualcosa prima? Ma io, ragazzi, vi ringrazio. 100 viewers che stasera, io sono comunque contento, penso di parlare anche a nome di Todd. Tornate a trovarci la prossima settimana sempre su B-Side. Controllate la pagina levriai.it per sapere cosa streameremo. Ma non mi me sta fregare le battute, Mollo, questa la dico sempre io. Scusa, queste cose. Anzi, se vi dico, lasciate anche un cuore sul canale se vi è piaciuto, così almeno vi arriva la mail. E se non vi siete iscritti, iscrivetevi. Sì. Lasciate il cuore sul canale e iscrivetevi, effettivamente, Mollo. Mi ha fregato anche questa, va bene. Va bene, allora io ringrazio anch'io tutti quelli che ci hanno seguito stasera, ragazzi, di averci fatto compagnia. Noi torniamo la prossima settimana. La prossima settimana lo vogliamo anticipare, Morlu, che cosa facciamo? Io mi taglio, so. Ah no, come, non faccio, perché te l'ho detto oggi pomeriggio che lo devi fare tu quello. Non lo devi, lascia il segreto. Non lo diciamo, facciamo un po' di hype. Sarà una cosa che io, ragazzi, giocherò un gioco che mi causerà tutto disagio. Raga, c'è il disagio, abbiamo trovato il modo di ributtare a mezzo il disagio, però non è Dark Souls.
Non è Dark Souls, non vi diciamo niente di più. Non vi diciamo niente di più perché sapete che adesso Dark Souls l'abbiamo un po' ceduto agli altri, no? Agli altri due. E perciò noi ne abbiamo trovato un altro. Vediamo quello che esce fuori. Se vi piace, poi lo continuiamo anche. Non diciamo niente, non diciamo niente. Vediamo un po' se ci indovinate. Ragazzi, grazie ancora di averci seguito e alla prossima, va bene? Ciao 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 ciao.